Ma perché sei mascherata da panda? Carino, vero? Mi andava di essere creativa. Ecco, è che ho due occhiaie così scure che sembro un panda anche senza maschera. Amici, ma perché vengono le occhiaie? Non solo per la stanchezza, c'è anche altro. E io certe volte mi sveglio con le occhiaie anche se ho dormito 8 ore. Infatti, i temutissimi cerchi neri intorno agli occhi ci fanno sembrare appena tornati da una notte di follie, anche se siamo andati a letto presto. Spiegalo tu al capo ufficio. Oggi rispondo a tre delle domande che mi fanno più spesso sulle occhiaie. Perché vengono? Perché sono così nere? E perché non passano? E poi vediamo quali sono le diverse cause delle occhiaie e così cosa bisogna evitare per un contorno occhi chiaro e luminoso. Intanto, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Prima domanda, perché vengono le occhiaie? Perché intorno agli occhi abbiamo dei capillari che spesso si indeboliscono, si assottigliano troppo e quindi si rompono facilmente liberando minuscole quantità di sangue che si fermano nei tessuti. È come se fossero dei lividi sempre fissi lì. Almeno uno avesse preso un colpo in un occhio, si darebbe una spiegazione, ma così proprio. Eh già, ecco quali sono i fattori principali che provocano questo fenomeno. Seconda domanda, perché sono nere, blu o marroni? Eh già, non potevano essere del colore del mio fondotinta preferito? Il colore scuro delle occhiaie è dovuto al ferro contenuto nel sangue. Quando fuoriesce dai capillari, viene trattenuto dai tessuti che circondano l'occhio nella zona sotto la pelle. Il colore ruggine del ferro diventa nero, blu o marrone a seconda del colore della pelle. Interessante, vero? E se volete scoprire per tanti altri disturbi comuni le cause e le soluzioni naturali, basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così, e attivate la campanella delle notifiche. Terza domanda, perché non passano? Ah, qui siamo nel campo della fisica teorica pura. In realtà è semplice. Normalmente non contrastiamo il meccanismo di formazione delle occhiaie e con il passare degli anni i capillari diventano sempre più sottili e perdono sempre più particelle di sangue. Per questo le occhiaie diventano fisse. In questa situazione basta poco: uno sbalzo di temperatura, uno sfregamento degli occhi, un aumento lieve della pressione
sanguigna, magari dovuta alla digestione. Ecco allora cosa non fare se volete evitare le famigerate occhiaie scure. Io queste cose le faccio spessissimo. Bisogna ricordare che il perno di tutto resta, sia per le occhiaie che per le borse, la microcircolazione, che vuol dire tradotto la circolazione dei capillari. Siccome è un argomento che interessa anche me personalmente, ne ho trattato in diversi altri miei video con tanti rimedi naturali contro borse e occhiaie. Anche qui i link in descrizione o nella scheda. Ora condividete questo video, aiutate i vostri amici a sembrare più persone e meno panda. Ecco, noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Ah, qui, torna indietro. Basta, piccola i, maledette. Il piano di tutto.